E come di consueto ci ritroviamo per augurarci delle buone feste. Il mio augurio per tutti voi è che possa essere un anno ricco di salute, di felicità, di buoni propositi, di sogni e di tanti obiettivi da raggiungere per tutti voi. Auguri. È stato un anno meraviglioso, trascorso in ottima compagnia, soprattutto io sono stata sui campi, mi sono divertita tantissimo, quest'anno non c'è stato neanche il maltempo e infatti le ottime condizioni atmosferiche ci hanno aiutato tantissimo. Buone feste a tutti e grazie per essere sempre in nostra compagnia. Io mi unisco agli auguri delle mie colleghe, questo è il mio primo anno qui ed ovviamente vi auguro un buon anno a tutti voi. Volge al termine un altro anno insieme e quindi ci tengo anch'io a farvi tantissimi auguri di buone feste, di buon anno, che sia un anno ricco di felicità, di gioia, di serenità, di soddisfazioni e che possiate appunto essere al nostro fianco anche durante la prossima stagione e durante tutto l'anno prossimo. Buon anno! E come tutti gli anni mettiamo il focus anche su chi lavora alle nostre spalle, ma è sicuramente il lavoro più importante, altrimenti non riusciremmo ad andare in onda e quindi farvi vedere le nostre trasmissioni. Sono i nostri tecnici che lavorano insieme a noi in tutte le condizioni, sia che stiamo in studio, ovviamente anche quando ci troviamo sui campi e sotto l'acqua con il freddo, quindi davvero ci tengo particolarmente a questo tipo di auguri. Allora, visto che sono abbastanza imbarazzati, come tutti gli anni dobbiamo dire, allora vado con i nomi in ordine, così siamo più tranquilli. Allora, Fabrizio, Giovanni, Gabriele, Loreto, Marco, Alberto, Albertone, Francesco, Paolo e Francesco dietro. Quindi ecco, li abbiamo presentati praticamente tutti. Allora, Loreto, vuoi dire qualcosa? Un augurio di buone feste a tutti i nostri telespettatori. Buone feste. Buone feste, va buone bene, feste. Va bene, buone feste. Da questa parte vogliamo dire una parola, dai, Fabio, una parola al volo, dai. Tanti auguri, buone feste, buon anno. È proprio al massimo essenziale, possiamo dire. Marco, dai Marco, dai, un saluto, insomma, non solo la telecamera ma anche le serate in questo periodo. Volevo fare tanti auguri a tutti i telespettatori e felice anno nuovo. Felice anno nuovo, auguri e felice anno nuovo. Francesco, una parola. Buone feste a tutti. Io mi state allontanando, vi dovete avvicinare però altrimenti non riusciamo a... Paolo, vuoi dire qualcosa? Paolo no, Francesco, Alberto, dai, Alberto, assolutamente no. Va bene, allora abbiamo tirato fuori il massimo e quindi da parte vostra un coro tutti insieme con... Auguri! Auguri! Allora, facciamo gli auguri a tutti i telespettatori delle Molise e noi del basket, visto che siamo sempre un gruppo un po' elitario, li facciamo con il cuore da parte mia, da parte anche della Magnolia, di cui sono la voce, e faccio gli auguri a tutti i telespettatori delle Molise, una famiglia che ormai è una seconda parte della mia vita, quindi auguri a tutti quanti sia di buon Natale e di buon anno. Un altro anno sta andando via, ma per noi è sempre stato un anno di gioia e felicità per il privilegio di poter entrare nelle vostre case e regalarvi un pizzico di gioia e serenità con i vostri programmi e ci auguriamo che sia così anche in questo nuovo anno, con tanto affetto e tanta gioia. Grazie soprattutto a voi che siete la nostra forza e il nostro affetto. Grazie e buone feste a tutti. Un altro anno volge al termine, grazie per essere stati in nostra compagnia e per averci sostenuto. L'auspicio è quello di stare insieme anche nel 2023. Un augurio a tutti di tanta salute e serenità. Anche da parte mia volevo augurarvi un felice e sereno 2023, che sia un anno pieno di gioia e serenità.
e anche di benessere, anche di avere qualche soldino in più, perché di questo tempo non va mai male, e poi ovviamente di continuare a seguirci sempre più numerosi, perché come ha detto Antonio, voi siete la nostra forza e noi continueremo a darvi sempre un servizio sempre migliore. Auguri ancora. Tantissimi cari auguri a tutti gli sportivi rosso-blu, evidentemente, e non solo, e che ogni squadra molisana possa raggiungere i propri obiettivi. Questo è l'auspicio per il 2023, quindi auguri di buone feste di cuore. Eh beh, la famiglia dello sport è una famiglia a 360 gradi, come si suol dire, perché lo sport ha nelle sue declinazioni dei valori fondamentali, che sono l'aggregazione, che sono il rispetto del compagno e dell'avversario, sono sicuramente la caparbietà, la voglia di non arrendersi quando arrivano i momenti brutti, ma soprattutto lo sport insegna ad accettare le sconfitte che possono arrivare sul campo ma anche fuori dal campo. Quindi ho sempre pensato che lo sport è un frame delle nostre vite, che poi ci serve, ci è servito e ci servirà per migliorare, per essere delle persone migliori nel corso della nostra vita. Quindi a tutti i ragazzi, voglio dire, non è che noi siamo così anziani, no, ci mancherebbe, però consiglio sempre di praticare lo sport, che sia singolo, nella disciplina, che sia di gruppo, perché davvero porta dei valori che ritroverete nella vita di tutti i giorni. Auguri a tutti, mi associo in particolare a quello che ha detto Stefano, ovvero grazie per il sostegno che ci date sempre, per la vicinanza e per l'affetto, che per noi insomma sono linfa dalla quale trarre nuova forza per crescere insieme a voi nel 2023. Auguri di cuore. Difficile aggiungere altro, quindi evito di perdermi. Sei capitato male, Pierpa. Evito di perdermi superflui e ulteriori formalismi. Quindi questa storia incantevole di Telemolise va avanti. Telemolise per il sottoscritto, ma per i miei colleghi è uno stato d'animo, non è un lavoro, nient'altro. Quindi a tutti un caloroso augurio di buone feste all'anno nuovo. Mi raccomando, durante il periodo natalizio continuate a seguirci, perché vi daremo ugualmente compagnia, non vi libererete facilmente di noi. All'anno nuovo più carichi di prima per ripartire con questa grande avventura.